Bene, possiamo anche cominciare. Buonasera a tutti e siete benvenuti a questa nostra terza puntata di Conversare su Consol, che fa parte delle iniziative Il Mese Consol per il decimo anniversario della scomparsa di Vincenzo Consolo. Io mi chiamo Darrell Conley, vi parlo proprio dall'Università di Cork in Irlanda. E davvero è un onore per me essere qui a parlare con voi di Consol e di presentarvi alcuni ospiti per queste conversazioni. Siamo partiti da lontano, 2 settimane fa, dalla Scozia, dall'area anglofona, per poi arrivare la settimana scorsa in Italia con Gianni Turchet, che ci ha parlato da Milano. E finalmente oggi approdiamo alla Sicilia. Dunque, come abbiamo specificato la settimana scorsa, la parola giusta è proprio conversazione, perché quando io e Claudia e Ludovica avevamo discusso il mese corso, abbiamo deciso proprio fin dall'inizio di non fare la solita cosa accademica, non organizzare un convegno o un ciclo di seminari. Tutti abbiamo fatto quelle cose in passato si spera che li faremo anche nel futuro. Ma visto la realtà di oggi, con questa pandemia, con questa esistenza online, abbiamo pensato di fare, a nostro avviso, una cosa più carina, anziché parlare con un numero ristretto di persone, di aprire un po' e di fare una conversazione in pubblico, aperto a tutti. Fare una conversazione su una persona unica, speciale, su uno scrittore che a nostro avviso era fra i più grandi della letteratura novecentesca, non soltanto quella italiana, cioè il nostro Vincenzo Consol. Come ho detto, la settimana scorsa abbiamo parlato con Gianni Turchetti, stasera il turno di Niccolò Messina, correttore di alcuni libri di e su Vincenzo. E in questi incontri spero parleremo un po' di tutto, le opere di Vincenzo, l'eredità, l'importanza, eccetera, ma sempre e soprattutto dell'umanità di questo straordinario narratore. Questi incontri verranno registrati, quindi vi preghiamo di disattivare le vostre telecamere, i microfoni, e se c'è tempo alla fine possiamo anche aprire la conversazione e lì potete anche voi fare delle domande. Bene, e con queste premesse stabilite direi che possiamo cominciare ed è un piacere enorme per me presentarvi Niccolò Messina. Niccolò è professore honorarius di italianistica all'Università di Valencia, Dipartimento di Filologia Francese e Italiana, di cui è stato titolare. Ha insegnato prima per periodi più o meno lunghi in varie università, Santiago de Compostela, le Complutense di Madrid, Santiago del Cile e Girona. Ha collaborato con Danilo Dolci al centro di formazione di Trapeto, vicino a Palermo, collegato al centro studi di iniziative di Partinico. Si è prima dedicato alla filologia latina medievale, tra i saggi possiamo anche citare le citazioni classiche nelle etimologie di Isidoro di Siviglia, quello risale dal 1980. Ha poi coltivato nell'ambito dell'italianistica interessi linguistico-letterari ed ettotici. Ci parlerà oggi un po' di questa cosa strana dell'ettottica. Ha scritto su Elsa Morrante, Leonardo Sciascia, Vincenzo Consul, Sebastiano Vasali, Enrico Brizzi, Stefano Vilardo e Maria Atanasia. Studia la variazione linguistica come risorsa della creatività letteraria. È convinto della necessità di fissare i testi anche moderni e contemporanei secondo criteri filologico-critici per fornire basi più solide all'interpretazione. Nel campo specifico degli studi consoliani ha prodotto dal 1993 diversi saggi, ha tradotto in spagnolo il racconto Le reliquie di Villalba. Ha allestito l'edizione genetica commentata di La grande vacanza orientale e occidentale nel 2005
E poi, questa è una cosa molto importante, l'edizione critico-genetica di Il sorriso dell'ignoto marinaio nel 2009. Sua anche la curatela dei postumi La mia isola e Las Vegas con la Mondadori 2012 e infine Cosa loro, Mafie tra cronica e riflessioni con la Bompiani nel 2017. Ed è anche membro del consiglio di redazione della rivista accademica Quaderns d'Italiano, Quaderni d'Italiano, Barcellona, Girona e Valencia. Allora, prima di cominciare, vorrei raccontarvi una storia mia personale. Tanti anni fa, quando ero studente all'Università di Dublino, Trinity College, nell'ultimo anno di studio ho fatto una scoperta, almeno per me era una scoperta. In quell'epoca mi interessava molto la letteratura siciliana e cercavo di leggere tutto, specialmente quegli scrittori siciliani che avevano in qualche modo scritto del Risorgimento italiano, o meglio l'esperienza siciliana del Risorgimento, cioè la novella di La libertà di Giovanni Verga, il grandissimo I viceré di Federico De Roberto, I vecchi giorni di Luigi Pirandello, il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Il 48 di Leonardo Sciascia. E poi in biblioteca ho scoperto quest'altro scrittore siciliano, e guarda caso, pure lui aveva scritto un romanzo ambientato nell'epoca risorgimentale. E quindi ho letto Il sorriso dell'ignoto marinaio e ho avuto una specie di epifania, no? Sono andato su a bussare alla porta di uno dei miei professori, Roberto Bertoni. Purtroppo Roberto è morto qualche anno fa e mi piace ricordarlo qui, perché in quell'occasione disse: Senti Roberto, ho letto questo Vincenzo Consol, non so se lo conosci, ma è molto bravo. Ovviamente Roberto aveva letto tutto Consol e mi sorrise e poi mi va. Ah, allora, se ti piace Consol, dovresti leggerti qualche bel saggio su di lui. Un mio amico ha scritto delle cose molto belle su Vincenzo. E quel giorno stesso Roberto mi fece delle fotocopie di due saggi davvero eccezionali. Uno era, vi do il titolo, Il sorriso delle notti marinai di Vincenzo Consol, un approccio a tre morti sacrate del 1992. E l'altro era due contributi alla lettura di Vincenzo Consol, tra ectotica e non ho mai imparato come pronunciare questa parola, Quellenforschung, è una cosa tedesca, questo saggio è pubblicato nel Quadernos de Filologia Italiana. L'autore dei saggi e l'amico di Roberto era naturalmente il nostro Niccolò Messina. Niccolò, buonasera. Buonasera Dara, buonasera a tutti quelli che vogliono partecipare a questa nostra conversazione, almeno per il momento dietro le quinte, loro. Allora, possiamo cominciare stasera un po' da lontano. Prima del tuo primo incontro con la lettura di Vincenzo, parlaci un po' di te, cosa leggevi, cosa facevi tu, qual era il tuo percorso, diciamo? Sì, intanto la mia prima lettura di Consolo riguarda proprio il sorriso dell'ignoto marinaio. E anch'io voglio ricordare Roberto, forse dovremmo dedicargli questa conversazione. Credo che in una conversazione avuta con lui si parlò a un certo punto del sorriso. Non ricordo dove fossimo, forse a Siena, forse a Roma, no? In una di queste riunioni in cui ci vedevamo annualmente, tutti questi italiani espatriati, no? Che lavoravamo fuori del nostro paese. E quindi non, devo dire che non ho letto Il sorriso dell'ignoto marinaio in contemporanea alla sua uscita. Potrei inventarmi di avere comprato l'edizione Manuset, per esempio, potrei addirittura inventarmi di avere letto in un numero
15 da luglio-settembre di nuovi argomenti, dove esce appunto il racconto eponimo, no? Il sorriso dell'ignoto marinaio, ma sarei un impostore, sarei bugiardo. Quindi ho cercato un po' di ricordare, no? E probabilmente si tratta di una lettura della seconda metà degli anni 80, anche perché io in quel momento non avevo ancora deciso che cosa fare da grande. E quindi da una parte mi guadagnavo il pane facendo italianistica e dall'altra parte continuavo a fare ricerca su testi medio latini di ambiente di provenienza iberica, no? Hai fatto appunto riferimento a questo nella mia presentazione e ti ringrazio per la tua generosità, insomma. Dopo aver letto il sorriso mi prese come prese te, no? E cominciai a girarci attorno perché mi sembrava il tipico libro che potesse consentire un approccio ai testi che non mi era sconosciuto, che mi era molto familiare, no? Quindi io cominciai a leggere Il sorriso dell'ignoto marinaio come uno testo che veniva da uno altrove, da un altro tempo e che andava affrontato così come alcuni affrontano Virgilio, altri affrontano Dante, no? Quindi un approccio di tipo filologico, perché ci vidi subito nella pagina consoliana una ricchezza, no? Che non avevo notato in altri scrittori, in cui magari è la narrazione, il filo narrativo e lo scorrere delle pagine che ti prende. Ma Nicolò, ti posso interrompere un secondo? Sì. Prima proprio di parlare, di entrare proprio nel sorriso, cioè prima del sorriso, che tipo di lettore eri tu? Cioè cosa facevi prima di Consolo? Sì, leggevo un po', oltre alle letture classiche che sei tenuto a fare all'università, nel panorama italiano del tempo mi tenevo al passo con il Calvino, con lo Sciascia e con altri, con Vittorini, anche se Vittorini era già passato a miglior vita. E E quindi tu sempre mi attirava comunque quel tipo di narrativa in cui potessi intravedere una ricchezza linguistica, quel plurilinguismo di cui Contini parla per Dante, contrapposto al monolinguismo, cioè a uno standard che poi si sarebbe imposto e sarebbe diventato la lingua che in questo momento parliamo, no? Passando dalla pagina all'oralità. Perché c'è stato un motivo per cui ti avevo fatto quella domanda, Sì. perché mi sa che tu prima di proprio leggere Consol hai lavorato un bel po' anche con Danilo Dolci, hai visto Sì, magari, c'è questo aspetto diciamo civile al sì, tuo sì. percorso che mi interessa molto. Ci puoi parlare un secondo di questa cosa? Sì, siamo nella prima metà degli anni 70 e quindi mentre uscivano tanti bei libri, no? Io ero uno studente avviato alla conclusione della propria laurea, uno studente promettente, no? Con dei buoni risultati. Io all'improvviso venni preso da strappi furori, se vogliamo usare l'espressione di Vittorini. Decisi d'emblée di non finire il mio corso di studi, di non laurearmi perché
io facevo lettere classiche, no? Perché in fondo i classici, diceva un grande poeta, consolano, ma non è sufficiente, no? E venni preso piuttosto che dagli assemblearismi del tempo, dalle occupazioni delle facoltà, no? Venni preso da questa foga del calarmi nel sociale. E conobbi per caso Danilo Dolci in una conferenza e cominciai a frequentare questo centro studi e iniziative di Partinico e di Trappeto, e nel 74 mi sono trasferito armi e bagagli, preoccupando tutti naturalmente, mia madre, mio padre non c'era più, e mi trasferì a Trappeto per ben 3 anni, lavorando con bambini e adolescenti che erano stati abbandonati dalle proprie famiglie perché i genitori erano in Germania e loro erano rimasti con nonne e zie, no? E zii a Trappeto. Trappeto è un paesino di 2.500 abitanti, allora ne faceva anche un po' meno. E quindi fui preso, no, da questa foga di mettere in pratica la pedagogia di trincea, direi, no? E quindi fuori dalle istituzioni, un lavoro che era sociale e che era pedagogico. Naturalmente lì le letture erano di quel tipo, diciamo, propedeutico e che ti aiutavano, no? Davano forza al quotidiano, perché il quotidiano era abitare in questa sorta di monastero laico di Trappeto in cima a una collina e essere praticamente un po' come un frate sotto vino laico, perché eravamo tutti dei frati laici, quindi che lavoravamo lì, che stavamo lì dalla mattina alla sera a disposizione degli altri, tenendo incontro alle loro esigenze, organizzando dei seminari per una innovazione pedagogica, in quanto il centro aveva in quel momento in cantiere un centro educativo in cui si applicava questo metodo maieutico, che era il metodo sociologico applicato da Dolci nella propria attività, iniziata negli anni 50 e che aveva coinvolto intellettuali di prima fila in tutta Italia. Un lavoro che era antimafioso. Siamo nel cuore di una provincia ad alto tasso di mafiosità e che aveva bisogno di inventarsi nuove strutture, di inventarsi nuove dinamiche, sostituire le dinamiche verticali centripete della mafia con quelle della circolarità e della democraticità, della democrazia. Quindi anche le letture di tipo letterario, no? Evidentemente strizzavano l'occhio a questo tipo di lavoro che in quel momento facevo. Dopodiché sì, decisi che forse era meglio finire la laurea, era forse meglio laurearmi, e fu una saggia decisione, perché così, diciamo, mi sono incamminato e ho intrapreso un altro viaggio. Capito. E poi c'è questo momento, la prima lettura di Vincenzo, di Consol, con tutti quelli con cui parlo, cioè, tutti dicono la stessa cosa, è sempre il sorriso dell'ignoto Marino. Sì, e poi la ferita e poi gli altri che man mano erano usciti o uscivano, perché nel 1993, lo ricordo bene per l'associazione di idee e di fatti personali, attraverso una conoscenza comune,
Io ero stato, appunto, come ricordavi tu, a Malta a un congresso, avevo parlato proprio nel capitolo terzo, Morte Sacrata, e attraverso una conoscenza comune, Ernesto Treccani, il pittore Ernesto Treccani, che io avevo conosciuto a Trappeto, perché era uno dei collaboratori esterni e un grande amico di Danilo Dolci, attraverso Ernesto Treccani riuscì a contattare Vincenzo, no? Che io dissi a Ernesto: sai, ho letto, ho lavorato, ho presentato questo lavoro, è andato via l'immagine. No, c'è. Ah, sì, no, non vedevo più nulla. E quindi attraverso Ernesto mi dette il numero di telefono. Cioè, sì, il console viene ogni tanto qui alla Fondazione Corrente, a Milano, è venuto a fare anche delle conferenze. Perché non gli telefoni? È una persona molto, molto disponibile, una persona molto acuta. E io lì pe ci pensai un po', perché sai. Contattare Vincenzo Consolo, l'autore di quel libro straordinario, ci pensai per un po' di tempo, poi gli telefonai e presi un appuntamento. Questo appuntamento, primo appuntamento saltò, e alla fine dell'estate del 93 ci ritrovammo nella sua casa di via Alessandro Volta, dove per il momento Caterina non c'era, no? Caterina io l'avrei conosciuta in seconda battuta. Il primo contatto fu, come dire, un po' spiazzante, perché io arrivavo con questa sorta di rispetto, no? Dell'autorità, e mi ritrovai con signore dallo sguardo indagatore e acuto, di non molte parole, ma che mi mise subito a mio agio. Io andai a casa di Vincenzo con mio figlio, il mio primogenito, che abitava allora a Milano, e facemmo una bella conversazione a tre, parlando, sì, del libro, parlando. Lui non aveva letto nulla ancora di mio, perché quel testo sarebbe uscito dopo. Quello che dici tu è verissimo, cioè la prima cosa che ti metteva proprio al tuo agio. Io mi ricordo la prima volta quando sono andato a casa loro a Milano, la prima cosa mi ha offerto una sigaretta. Poi Sì. gelato. Adesso ricordo un altro particolare. In realtà io allora insegnavo a Madrid, no? E avevo la classica segreteria telefonica, no? Perché allora, parliamo un po' della preistoria, no? Esistevano le segreterie telefoniche. Per cui, tornato a casa, ascoltai i messaggi e lì una voce mi disse: professore, ho... Perché io gli avevo mandato, credo, il testo dattiloscritto della relazione, no? E per vedere un po' che cosa ne pensasse. No? Ho letto il suo dattiloscritto, mi sembra molto interessante, mi farebbe anche piacere, no? Incontrarla. E così da lì, appunto, viene fuori questo primo incontro. E da allora, diciamo, visto che io a Milano andavo praticamente una volta al mese, no? Proprio per stare con mio figlio, ogni volta che andavo a casa sua, anzi adesso devo dire a casa loro, perché avevo già conosciuto Caterina, e quindi andavo a fargli visita. Sì, bello. Allora, ho citato proprio all'inizio questo saggio che hai fatto sui morti sacrati, questo capitolo del romanzo.
E la cosa è perché io sono rimasto proprio molto sorpreso dal lavoro filologico che hai fatto. Ci puoi parlare proprio di questo approccio che tu porti proprio al testo, dell'ecdotica, tutte queste cose? Perché c'hai la formazione della filologia classica e poi con Consol hai fatto una cosa, secondo me, nuovissima. Ci puoi parlare un po' di questa cosa? Sì, il capitolo terzo è un capitolo, come dire, strano, possiamo anche dire eslege, no? Che salta fuori, è messo lì, è collocato lì, direi dall'inizio della concezione, no? Del libro quando abbandona l'impostazione di dittico, no? Il sorriso dell'ignoto marinaio, l'albero delle quattro arance, e fa un passo avanti. È un capitolo dove non compare Mandralisca, non compare Imperdonato, non compaiono, diciamo, i personaggi principali del romanzo, ma si respira già l'aria di tragedia, no? L'aria di quello che sarebbe successo. E il capitolo è interessante anche dal punto di vista, diciamo, della storia testuale, ma non posso fare qui una lezione accademica sulla storia testuale del libro. Il capitolo è racchiuso in uno dei manoscritti, un quaderno che ha uno formato protocollo di copertina verde, ma il capitolo mi sembrava interessante proprio per questa sua mescolanza molto evidente di lingue, mescolanze nascoste, giochi di rime interne, salti di alto e basso, di aulico e di turpiloquio. Per cui capì, no, che l'approccio era quello della pagina omerica, o no, della pagina virgiliana, no? Quindi della lettura attenta diciamo, parafrasando, non labor lima et mora, no? Ma piuttosto il lavoro di lettura e l'indugio, no? E l'indugio. E quindi ne venne fuori questo primo saggio su morte sacrata. Poi più avanti, quando già avevo allestito l'edizione critico-genetica del Sorriso, ho approfondito alcuni aspetti. È un saggio che esce più avanti nel tempo. In questo volume la parola scritta e pronunciata, che è citazione di Catarsi, curata da Giuliana Adamo. Forse no, potrei leggere l'incipit, no, breve di Morti Sacrata, perché si può così vedere, no, notarne il tono visionario, ondeggiante, confusionale, no? E blasfemo, no? Perché in questo testo che adesso proverò a leggere, perché è abbastanza difficile, c'è lo spagnolo dell'occhiello, c'è il latino agiografico, che non è citazione diretta, della vita di San Nicola, Nicola Lozzito, che è il pa santo patrono del posto, della zona di Alcara Rifusi, ma è una citazione indiretta, no? Indiretta nel senso che
che Consolo la riprende da uno dei tanti libri guida, no? Di paesi, un po' così come era nelle abitudini del Lucio Piccolo, no? Del barone magico, ecco, per intenderci. E quindi c'è lo spagnolo, c'è il latino agiografico, con le sue pesantezze, e poi c'è il siciliano italianizzato. E bene, preferisco leggerlo. Facciamo parlare la pagina consoliana. Morti sacrata, tristes presentimientos de lo que ha de acontecer. Goya, los desastres de la guerra. Inalcara li fusi sopra i nebrodi il 13 di maggio 1860. Ad aridas profectus cautes, siti enectus, fontem opposcit. Monitusque baculo ferire silicem, e saxo, Rivum. Merda, merda, che acqua! Secca sulla trazzera tra le pietre, pani di vacca, cipolle di mulo, olive di capra, a colpi di bordone, e la zucca appesa vuota risonava. Sputava salita schiumosa. San Nicola, Nicola lo zito, miracoloso, buono per i villani mangiastorie, vergine. E di che? E ce l'avevi? Per paura di Stichio, romito e santo, radiche, scorze, erbe, larve, cavallette, chiocciole, brusca e striglia, selce alle ginocchia, cenere e caniglia. Libro di pergamena, paracletica, menologi, canna con la croce, stecchito ginocchioni come pupo di paglia da vampare nella grotta. Per penitentiam instar lucerne ardentis, Ante Deum. Fuggiasco dalla casa del padre in vigilia di nozze e romito per 30 anni alla grotta del Cavanna, come cattiva verginella verde abbandonata, carica di onze e meraviglie. E che? Eh sì, nato da Adrano, paesi di mascoli bianchi, greci di culo fiacco, trapiantati. È chiaro che qui dobbiamo immaginare il frate Nunzio con le braccia aperte, così come nella incisione del Desastres della guerra di Goya. Tristes presentimiento de lo que ha de acontecer. E il santo è un santo impagliato. Sì. Quindi questo tono blasfemo, no? È un controcanto blasfemo alla santità di questo San Nicolò lo zito. Che significa il verginello, lo zito, il fidanzato, il ragazzino che ancora non ha conosciuto l'altra da sé. Ecco. Grazie, Nicolò. Bene, ci sarebbero tante cose da dire, ma insomma. Ma posso farti un'altra Sì. domanda, una domanda un po' più difficile, diciamo, perché all'inizio io ho citato tutti quei romanzi, novelle ambientate nell'epoca risorgimentale. Dove collochi tu questo romanzo di Vincenzo, che guardando quei lavori lì, cioè, si fa parte di una tradizione, ma anche una rottura. Sì, intanto Consolo da meridionale, da siciliano, direi non poteva sottrarsi al confronto con il Risorgimento. È una sorta di passo obbligato, no? E gli autori che tu hai citato, che sono uno più diverso dall'altro, no? Tutti hanno pagato, tra virgolette, questa sorta di pedaggio, perché il Risorgimento è un momento chiave, no, della storia della Sicilia, è un momento chiave della storia dell'Italia meridionale, è un momento chiaro dell'Italia tutta quanta. E anche Consolo non può fare a meno di notare il fallimento, se vogliamo, del Risorgimento. La strage di Alcara
Alcara Lifusi non è altro che una delle tante stragi, no? Che accaddero, e è una delle tante interpretazioni dal basso del Risorgimento, l'arrivo di Garibaldo, no? Di Garibaldo, come dice una delle scritte del capitolo 9, era vista nel segno della speranza, del cambiamento, ma è chiaro che chi è ancora, come diceva un grande storico inglese, Hobsbawm, no? È ancora mab, cioè è massa informe, no? Non poteva che combinare, no? Quelle uccisioni che successero ad Alcala, che successero a Bronte, uccisioni che vennero puntualmente represse nel sangue, che non soltanto dal Vixio, che fa sempre la parte del cattivo, no? Del film, ma anche dallo stesso Garibaldi, che in fondo era quello che guidava la spedizione. Certo, una cosa è il sorriso dell'ignoto marinaio, no? Che non per nulla è stato definito un antigattopardo, un'altra cosa è il gattopardo con la sua ideologia conservatrice, forse. Ecco, la conseguenza più immediata dell'essere Tomasi di Lampedusa un aristocratico, no? E altra cosa sono gli straordinari di Cervè e i vecchi giovani, e anche il 48, no, di Sciascia ha la sua parte, perché sta affrontando proprio un argomento che è l'anticamera del 1860, cioè la rivoluzione del 48, anche questa finita in un nulla. Consolo ha, evidentemente è chiaro, e mette sulla scena un altro aristocratico che non è il principone, no? Il principone è un astronomo che guarda le stelle, quindi anche lui non è un nobile, ignorante e analfabeta come erano la maggior parte degli appartenenti a questa classe. Lui è un malacologo, ma è chiaro che Enrico Piraino è uno liberale, non è un assolutista, e guarda avanti, no? E l'essere L'avere partecipato al 48, l'essersi ritirato tra le proprie conchiglie, dopo l'episodio di Alcara, che vede, come sappiamo, in presa diretta, subisce una sorta di contraccolpo, uno scossone che gli fa assumere le responsabilità che gli sono proprie, che sono proprie della sua classe. E usa il microscopio anziché la Sì, invece del cannocchiale usa il microscopio, e quindi sta a guardare nel dettaglio le cose. Certo. È un po' come questo brano che hai letto tu, con questa elencazione di consonanti, cioè è Sì. una ricerca linguistica molto Sì, no, rilevante. cioè, vorrei far proprio notare, no, intanto questa brusca estriglia, selce alle ginocchia, cenere caniglie, no? L'andamento poetico e ritmico, che è la cosa più stupefacente della pagina consoliana. A un certo punto tu ti accorgi che c'è qualcosa, non qualcosa che non va, qualcosa che ti agita, no? E allora provi a leggere a voce alta, No, Consolo. questo è verissimo, Niccolò, perché io mi ricordo una volta a casa Consolo, tu mi hai fatto capire gli endecasillabi, i settenari della prosa di Consolo, cioè che da anglofono mi è quasi impossibile avvertire Sì.
leggendo, però E questa lingua molto ricca, tu sei un dantista, quindi non può non prenderti la pagina consoliana, perché la pagina consoliana ha la ricchezza linguistica delle terzine dantesche. Allora, Nicolò, questo sorriso dell'Inoto Marina è il primo pannello di una trilogia. Parlaci un po' di questa trilogia e che cosa consiste questa trilogia consoliana? Sì, di solito con questa definizione si mettono insieme il sorriso di cui abbiamo appena parlato, nottetempo, casa per casa, e lo spasimo di Palermo, che sono nella visione delle cose, nella visione della storia di Vincenzo Consolo, tre momenti chiave della storia italiana vista dall'osservatorio siciliano. Tutte e tre, ma soprattutto nelle prime due opere, si nota un altro dei caratteri costitutivi della prosa consoliana. È quello che possiamo definire il camaleontismo di Consolo. Se camaleontismo non avesse delle sfumature, delle connotazioni dispregiative, no? L'essere camaleontico non è mai positivo. Uso questo termine nel senso del mimetizzarsi, dell'accoppiare la lingua della narrazione all'oggetto della narrazione. Per cui la pagina del sorriso è ottocentesca, esattamente scritta come scrive uno prosatore dell'Ottocento, chiaro. Consolo si era documentato, aveva letto come lui era solito fare, aveva assorbito le letture che giravano attorno all'episodio e che erano letture di prima mano di opere del tempo. Anche nel secondo libro si nota questo tentativo di adeguamento alla materia narrata. In effetti la pagina di Nottetempo è molto d'annunziana, perché era d'annunzio non soltanto il vate, ma era l'uomo da bestseller, no? del tempo. E quindi la pagina di Nottetempo, casa per casa, strizza molto l'occhio d'annunzio. Sì, Forse. c'è quelli il giorno moriva, sai, serenamente, che comunque. Serenamente, no? Sono proprio quasi delle parodie, no? Parodie nel senso, diciamo, strettamente etimologico, cioè di canto parallelo, no? Piuttosto L'anno che. moriva assai dolcemente, No, certo. l'incipit del piacere, sì. Quindi più che un satireggiare, no? Un satireggiare o far del sarcasmo su D'Annunzio, praticamente lo cita e lo evoca in quel modo. Tutti e tre i libri sono, come dire, la traduzione sulla pagina di quella concezione del romanzo storico-metaforico, come lui amava dire, no? E quindi non si trattava soltanto di una impostazione teorica, no? E lui traduce in nero su bianco quella concezione di romanzo storico e metaforico. E quindi il Sorriso dell'Ignoto Marinaio sta parlando dell'Italia degli anni 70, del Novecento.
anche se parla degli anni 60 e 40 dell'Ottocento. Il nottetempo casa per casa sta parlando del dirottamento, delle deviazioni verso l'irrazionale degli anni, fine anni 80, anni 90 del secolo XX. Quindi parla degli anni 20, sta parlando della vigilia del fascismo e del fascismo, dell'avvento del fascismo, ma sta parlando praticamente dell'era berlusconiana, che era uno degli idoli polemici di Vincenzo. Forse meno metafora vediamo nello spasimo di Palermo, in cui mi piace vedere piuttosto una sorta di riflessione che va dell'intellettuale su se stesso e degli anni della storia italiana contrassegnati dal terrorismo e dall'altro terrorismo che è la mafia. Sì. Non so Nicolò, se ho risposto. sì, non hai risposto molto bene. Cioè, è stata una domanda difficile, però io ti faccio sempre delle domande difficili. Allora, spero di farti una domanda che ti piace. Cioè, parlaci un po' di questi due libri splendidi, cioè, che sono usciti postumi, cioè, sono tutti e due di Vincenzo, ma hai curato tu questi due libri. Parlaci un po' di questi Sì. due volumi. Cominciamo dal primo. No? Cominciamo dal primo, La mia isola è Las Vegas, che è il titolo di uno dei racconti, raccolti in questo libro. Questo era un libro che andava in giro per le stanze della casa di Vincenzo e Caterina da non so quanto tempo, no? E adesso i consolo si erano trasferiti da via Alessandro Volta a Corso Plebisciti, e in quella bellissima casa, di tanto in tanto, mentre io lavoravo immerso in dattiloscritti, quaderni, no? Del sorriso, di tanto in tanto mi si consentiva di aprire la cesta dove c'erano altri faldoni di altre opere, di tanto in tanto si parlava di questi racconti sparsi e della idea di metterli insieme. A un certo punto siamo Sì, alla fine degli anni zero, no? Del nuovo secolo, io dissi timidamente: ma mi piacerebbe leggere questi racconti, perché non li mettiamo insieme? Questa era anche l'idea di Caterina. Vincenzo opponeva una certa resistenza, ma poi alla fine si decise, no? Erano tanti, come dicono i filologi, tanti lacerti, no? Tanti racconti sparsi, si potevano cucire insieme, no? Fare un'operazione rapsodica. E quindi all'inizio del 2010 io cominciai a studiare, ordinare, fare le scansioni elettroniche, formattare, insomma, preparare una sorta di dossier che potesse servire poi alla bisogna. Ne è venuto fuori un libro la cui prima copia di lavoro risale al settembre del 2011.
io mi presentai con questa sorta di dossier, no? Era una copia di lavorazione, ma nient'altro che questo, e la sottoposi a Vincenzo e anche alla presenza di Caterina. È difficile parlare di Vincenzo senza pensare a Caterina e viceversa, perché erano una sorta di endiadi, no? Stavano insieme, parlavano, riflettevano, dialogavano in toni più o meno accesi a seconda degli argomenti, eccetera, eccetera. E quindi direi che nel settembre del 2011 c'era già il libro, e io lo lasciai lì a Milano, me ne tornai. Allora ero a Girona, me ne tornai a Girona, e Caterina e Vincenzo lessero questo materiale. Materiale ricchissimo, che va dal 1957 al 2011, perché l'ultimo racconto è proprio uscito nel 2011. Ricordiamoci che a settembre del 2011 Vincenzo cominciava già a star male, e lì cominciò questa sorta di lotta contro il tempo, con le altre copie di lavorazione che via via mettemmo insieme, fino ad arrivare a dicembre, e quando io lasciai l'ultima copia di lavorazione, salutai Vincenzo, e siamo a fine dicembre del 2011, lui sarebbe morto in gennaio, e come sappiamo, del 2012. Dopo il lavoro venne ripreso, aggiustato, ma questa impostazione cronologica di cui ho parlato anche l'altro giorno, nell'incontro, nella conversazione con Gianni Turchetta, io credo che questa impostazione cronologica non è neutra, ma consente di smazzare le carte, no? Quindi se si smazzano le carte, un po' come le carte per gioco del famoso dattilo scritto del Sorriso dell'Ignoto Marinaio, che si possono rimescolare come vuole, ma soprattutto si possono inserire in quella che è la maturazione della scrittura dell'opera di Vincenzo, arricchendo il quadro del Vincenzo scrittore, ma anche e soprattutto del Vincenzo uomo. Io credo che lui non si era mai deciso a metterli insieme per un estremo pudore, no? Non considerava questi scritti forse all'altezza della tradizione letteraria, del canone in cui ambiva essere inserito, inserirsi ed essere inserito, ma i testi non sfigurano, secondo me, nei confronti di quello che viene considerato il consolo maggiore, cioè quello dei volumi che poi sono confluiti nel Meridiano, curato egregiamente da Gianni Pucchetta. Allora, poi nel 2017 è uscito Sì, questo volume. subito. Finito il lavoro della mia sorella Las Vegas, cominciamo con Caterina a guardare gli articoli di diversi giornali, e nel frattempo, per Sellerio era uscito un altro libro, Gli esercizi di cronaca, curato da Salvatore Grassia e con prefazione di Salvatore Silvano Nigro, che in origine doveva includere tutti gli articoli scritti da Vincenzo per l'ora, cosa che poi invece prese un'altra piega, no? Quindi, guardando questi articoli e notando come c'era un altro filo rosso, perché
meridionale, da siciliano, anche se di quella che lui chiamava la provincia Babba, no? Cioè la provincia di Messina non tocca dalla mafia, no? Anche se la mafia è arrivata anche lì, no? Come si può vedere in alcuni articoli che sono stati ripresi in questo libro, la mafia è l'altro passo obbligato, no? Per l'intellettuale italiano che evidentemente si colloca in alternativa e contro la mafia, no? Non ci convive, non ci coabita. Ecco. E pertanto mi è venuta fuori l'idea di mettere insieme questi articoli, di usare il termine mafia al plurale e di mettere in chiaro che cosa la mafia fosse per Vincenzo e come andasse approcciata, non da mafiologo, che è una definizione che ereditandola da Sciascia usavano, sono un mafiologo, cioè mi è capitato di nascere qui, no? Perché l'impegno antimafioso, così come viene fuori da tutti gli articoli del libro, è una sorta di resistenza come noi la conosciamo con la R maiuscola, cioè la resistenza antifascista. In effetti, non so se c'è il tempo, io avrei un breve testo, l'incipit, no, di un articolo dell'82 che è l'anno della morte dell'assassinio di Pio La Torre ad aprile e dalla Chiesa a settembre. L'articolo esce proprio subito dopo, credo 3 giorni dopo la morte della Chiesa, e leggerlo ci fa capire che cos'è per lui l'antimafia, no? Parecchi anni fa, cioè, ce la posso fare, ce la faccio? E pagina. Grazie. È pagina 49. Vai. Parecchi anni fa, quando dalla Sicilia emigrai a Milano, emigrazione imposta dal potere politico mafioso, mi colpì subito la gran quantità di lapidi affisse sulle facciate delle case che ricordano i morti caduti nella guerra antifascista e la Resistenza. Lapidi che diventano ogni anno, la sera del 25 aprile, stazioni di civili processioni con fiaccole, e sotto cui vengono appesi mazzi di fiori, ghirlande di foglie. Sono riti del nostro stato civile e democratico che non avevo mai visto, a cui non ero abituato, perché nel sud, in Sicilia, non c'era stata la resistenza. Ma in Sicilia, subito dopo la guerra, dopo la formazione di questo stato democratico, è cominciata una guerra contro un nemico interno, efferato e terribile come quello nazifascista, mafia. E oggi sono tante, tante le lapidi che ricordano i caduti di questa lotta eroica e disperata, dai caduti di Portella della Ginestra al generale Dalla Chiesa. Oggi, dopo 40 anni, Palermo è piena di queste lapidi. E se si scegliesse un giorno dell'anno per la commemorazione della lotta alla mafia, ci sarebbe di che fare processioni con fiaccole, di che appendere fiori e corone. Ma non è questo che vogliono i morti per un ideale, per una causa giusta. Non vogliono riti e fiori. Gli uni e gli altri si consumano e appassiscono, diventano presto stanchi e vuoti simboli, buoni solo per la nostra consolazione. Questi morti non vogliono mai perdere il valore del loro sacrificio, valore di lacerazione, di inquietudine, di pudore e di lucidità delle nostre coscienze. Vogliono che non dimentichiamo per un attimo la orribile faccia del loro e del nostro nemico, di questo nemico invisibile, ma che tutti conosciamo, anche delle facce
a tutti note dei loro compari, protettori e protetti, che a Palermo e a Roma da tanti, tanti anni occupano le poltrone del potere politico e amministrativo e vogliono, quei morti, che sappiamo che la lotta alla mafia non ha bisogno di eroi soli e isolati da immolare, che sono ingiusti i sacrifici dei sindacalisti, dei La Torre, dei Dalla Chiesa, che la lotta alla mafia ha bisogno di noi, di ognuno di noi, della nostra limpida coscienza civile, della nostra ferma determinazione, che è lotta politica, lotta per la nostra civiltà. Bellissimo, bellissimo. Senti, Nicolò, prima di aprire le domande ad altre persone, chiedo a tutti di leggere. Già, ti ho fatto leggere due brani, ma so già che c'hai un terzo brano che vorresti leggere. Questo è vero? Sì, Sì. potrei leggere un autoritratto che c'è in Cosa Loro, No, ma non in, no, volevo. non in Cosa, nella mia isola di Las Vegas. Ma non volevi leggere le lettere di Dal sorriso dell'ignoto marinaio? Sì, mi piacerebbe, no? Perché anche questa ha un tono vibrante, no? Molto partecipe e che dice della tempra e dell'impegno di Vincenzo. E siccome siamo tornati al sorriso, e siccome abbiamo già un meridiano, e siccome abbiamo già presso la fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori l'archivio di Consolo inventariato e catalogato, vorrei non tanto guardare al passato, guardare al futuro e fare un invito. Siamo nelle migliori condizioni adesso per affrontare un lavoro di edizione critica delle altre opere di Vincenzo, no? Per il momento ce n'è soltanto una, ma sì, adesso siamo nelle condizioni, direi, ideali per poter intraprendere questo lavoro. Andiamo alla pagina del Mandralisca, dicendo subito che questa pagina è quasi il riflesso fedele di una delle appendici del capitolo primo, che è una vera lettera di Enrico Piraino di Mandralisca. E a un certo punto qui non si sa chi scrive, se Vincenzo Consolo o Enrico Piraino, o tutte e due insieme. Ora io invoco l'essere supremo, l'intelletto, la ragione o chiunque altro ci sovrasti, a che la mente non vacilli o s'offuschi e mi regga la memoria nel narrare quei fatti per come sono andati, sono i fatti di Alcara, no? E narrarli vorrei, siccome narrati li averia, un di quei rivoltosi protagonisti moschettati in patti. Non dico Don Ignazio Cozzo, che già apparteneva alla classe decidi e quindi sapiente nel dire e nel vergare, ma ad uno zappatore analfabeta come Peppe Sirma inteso Papa, come il più giovine e meno malizioso, che troppe sono e saranno le arringhe, le memorie, le scritte su versetto e libelli che pendono dalla parte contraria agli imputati. Sarà possibile? Amico, sarà possibile questo scarto di voce e di persona? No, che per quanto l'intenzione e il cuore siano disposti, troppi vizi ci nutriamo dentro, storture, magagne per nascita, cultura e per il censo. Ed è impostura mai sempre la scrittura di noi cosiddetti illuminati, maggiore forse di quella degli ottusi e oscurati da privilegi loro e passioni di casta. Osserverete, ci sono le istruzioni, le dichiarazioni agli atti, le testimonianze. Ebbene, chi verga quelle scritte, chi piega quelle voci e le raggela dentro i codici, le leggi della lingua? Uno scriba, un trascrittore, un cancelliere.
quando un immaginario meccanico istrumento tornerebbe a caso, che fermasse quei discorsi al naturale, siccome il daguerreotipo fissa di noi le sembianze. Seppure, siffatta operazione sarebbe ancora ingiusta, poiché noi non possediamo la chiave, il cifrario atto a interpretare quei discorsi. E cade a concio in questo luogo riferire com'io ebbi la ventura di sentire incarcerato al castello dei Gran Zamanforti nel paese di Sant'Agata dire le ragioni nella parlata sua sanfratellana, lingua bellissima romanza o medio latina rimasta intatta per un millennio sano, incomprensibile a me e a tutti come che dotati di un moderno codice volgare. S'aggiunga, oltre la lingua, teniamo noi la chiave, il cifrario dell'essere, del sentire e risentire di tutta questa gente? Teniamo per sicuro il nostro codice, del nostro modo d'essere e parlare che abbiamo eletto imperio a tutti quanti. Il codice del diritto di proprietà e di possesso, il codice politico dell'acclamata libertà e unità d'Italia, il codice dell'eroismo come quello del condottiero Garibaldi e di tutti i suoi seguaci, il codice della poesia e della scienza, il codice della giustizia o quello di un'utopia sublime e lontanissima. E dunque noi diciamo rivoluzione, diciamo libertà, egualità, democrazia. Riempiamo queste parole, fogli, gazzette, libri, lapidi, pandette, costituzioni, noi che quei valori abbiamo già conquisi e posseduti, seppure li abbiamo veduti anche distrutti o minacciati dal tiranno o dall'imperatore, dall'Austria o dal Borbone. E gli altri? Che mai hanno raggiunto i diritti più sacri e elementari, la terra, il pane, la salute e l'amore, la pace, la gioia e l'istruzione. Questi dico, che sono la più parte, perché devono intendere quelle parole a modo nostro? Ah, tempo verrà in cui da soli conquisteranno quei valori, ed essi allora li chiameranno con parole nuove, vere per loro e giocoforza anche per noi, vere. Perché i nomi saranno interamente riempiti dalle cose. Bravo, bravo, complimenti. Grazie. Allora, questo è arrivato il momento di chiedere al pubblico se ci sono delle domande, di alzare la mano. Sono molto timidi oggi, eh? Ci sono delle domande? Sono già andato via. Va bene, se non ci sono domande, ti faccio io l'ultima domanda, Niccolò. Parlaci un po' di Vincenzo come uomo. L'uomo che dopo il primo incontro, poi subentrata anche l'amicizia, e dico l'amicizia vera. Parlaci di Consolo Uomo. Vincenzo era un po' incuriosito da quel mio bazzicare un po' a casa loro. E quindi non solo io facevo un po' parte della famiglia Consolo, perché quando ero lì andavo di mattina e andavo via la sera, restavo evidentemente a pranzo, no? E quindi lui quel giorno si sbizzarriva ai fornelli preparando le sue ricette più speziate, naturalmente, no? Di ascendenza liparitana, lui diceva, no? Quindi uno dei suoi cavalli di battaglia era appunto un piatto che aveva imparato a cucinare. Poi, come al solito, lui faceva si ritirava per fare un episodino, poi usciva, io ero già in mezzo alle carte, e di tanto in tanto lui si sedeva al suo tavolo, aveva qualcosa da scrivere magari e da mandare, lo vedevo impegnatissimo, altre volte si alzava e usciva, come
con disappunto di Caterina, no? Che l'avrebbe voluto lì al tavolo a scrivere, no? E poi quando tornava mi dice: "Ma sei ancora qui? Ma non ti stanchi? Ma non ti stanchi?" Io dicevo: "No, dice, sono venuto qui, devo un po' approfittare del tempo", ma detto con una simpatia e un affetto straordinario, no? E quindi Vincenzo, il consolo è burbero, no? È rigido, no? Perché lui era estremamente rigoroso con se stesso e anche con gli altri, e pronto anche alle sfuriate. Ricordo che noi due abbiamo assistito a una di queste scene a Naxos, no? Sì, la Durante ricordo benissimo. un congresso, no? Sì, Nella sua intimità era una persona di una dolcezza e di una ironia straordinaria, no? Gli piaceva non soltanto sorridere, gli piaceva ridere, no? E ridere tanto. Vedo in linea Giovanni Albertocchi, no? E anche noi ricordiamo di tanto in tanto un altro aneddoto che non so se vuole raccontare lui, no? Lo tiro in ballo. Giovanni, ci sei? Racconta questo aneddoto adesso che siamo in pochi. Vai. Accendi il microfono. Il microfono è in basso, a estrema sinistra. Scusate, sono un po'. Sì, ricordo, cioè era Milano, ora non ricordo l'anno. Ma Vincenzo ci invitò a cena in un ristorante libanese che era vicino a casa sua. E allora eravamo con Caterina, Vincenzo, io, Nicolò, non so se c'era qualcun altro, ora non Sì, ricordo esattamente. credo ci fosse anche Marisa. Ecco, Marisa, sì, esatto. Sì. Ecco, a un certo momento, dopo il primo piatto, si comincia a sentire un rullare di tamburi, e cioè per cui era libanese. Appare una bellissima ragazza e comincia a fare la danza del ventre e sfiora anche il nostro tavolo, per cui eravamo tutti così abbastanza imbarazzati e incuriositi. Finiamo il primo piatto, c'è l'altro piatto, vroom, altro rullare di tamburi, e riappare la Altro stessa giro ragazza. di Sì. ballo. E questo va avanti e poi appunto noi finiamo di cenare, usciamo. Ed esce questa ragazza che noi pensavamo fosse libanese o diciamo orientale. E Vincenzo cominciò a, diciamo, a parlare con lei e praticamente venne fuori che era di Voghera, cioè che è una situazione in cui fu una cosa molto divertente. Ma visto che sono in linea, volevo anche citare, Nicolò ha parlato della sua amicizia con Vincenzo, eccetera. Ricordo un'altra circostanza, mi sembra Barcellona, forse una presentazione, cioè una cosa che ho già raccontato, Nicolò la sa, ma che a un certo momento Vincenzo, parlando di Nicolò, disse: Nicolò ha messo ordine nella nostra vita, da un punto di vista filologico, ecco. Ricordo questa frase che mi colpì molto e insomma, molto. Era una battuta. E comunque il Vincenzo che intervista la danzatrice del ventre è proprio il Vincenzo che ha questa inclinazione a stabilire il rapporto e a indagare, no? E a incamerare dei dati che saranno sicuramente utilizzati in una narrazione futura. Che è stato bello anche da questo punto di vista, no? Non soltanto il fatto della non esoticità di questa Sì, danzatrice, diciamo. in cui ci eravamo ca cascati tutti, perché Sì, veramente ci può credevamo che stare, fosse almeno araba, per la. e non che fosse del circondario, ecco. Sì.
Allora, benissimo. Questo secondo me è un bellissimo momento per concludere oggi con questo bellissimo inedito. Ti ringrazio. E con il sorriso e la risata di Vincenzo. Sì, sì. Allora, voglio solo ricordarvi che la settimana prossima avremo l'ultima puntata. Se oggi abbiamo approdato alla Sicilia, andiamo proprio a Sant'Agata di Militello la settimana prossima con Claudio Masetta, che conoscerete già. Parleremo proprio di cose locali, spero, almeno. Intanto vorrei... Io sono in Sicilia solo di passaggio, visto che faccio parte di Valencia, ecco, dell'altra riva del Mediterraneo. Certo. Ringraziamo Nicolò. Nicolò, senti, io... Grazie a voi. Quello che penso io del tuo lavoro, tutto quello che hai fatto su Vincenzo, per Vincenzo... grazie mille oggi. So che va contro la tua natura parlare così, però hai fatto benissimo, ci hai regalato un'ora splendida e ti ringrazio. Grazie a voi e spero che il mio invito ad andare a vedere le carte di Vincenzo a Milano e mettersi a rimboccarsi le maniche e a fare delle edizioni critiche dei libri di Vincenzo, quali quelli che naturalmente chi vorrà farà, questo invito venga accolto, perché è il miglior tributo che noi possiamo offrire a Vincenzo. Grazie Nicolò e Darag per l'organizzazione di queste giornate, è stato veramente interessante. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie. Chiudo la registrazione.